Il meglio degli eventi sportivi. Oltre 200 concorrenti al via della competitiva, tantissimi quelli che invece hanno animato la non competitiva, tra i quali anche il primo cittadino Claudio Succio, sfidando il caldo che in questi giorni ha caratterizzato la zona e decretando successo della terza edizione del Giro del Mulino, la corsa podistica organizzata dalla Podistica Bairese che venerdì 15 luglio ha animato la cittadina di Bairo. Prova del circuito canavesano WISP ha richiamato ai nastri di partenza partecipanti di livello che si sono ben comportati affrontando con tenacia e volontà i 7600 metri del percorso. A conquistare il gradino più alto del podio a livello assoluto è stato Paolo Gallo, portacolori dell'Atletica Gio 22 Rivera. Piazza d'onore invece per il cuscigliese Michael Zagato, tesserato per il Cus Pro Patria Milano, mentre la virtuale medaglia di bronzo giornaliera l'ha firmata Giampiero Chiocchi della Podistica Legnì. Scorrendo la classifica assoluta, in quarta posizione si è piazzato Claudio Cabodi. Poi a seguire troviamo Davide Nicco, Antonio Palumbo, Giuliano Caresio, Gianfranco Vivirito, Andrea Vironda e Umberto Porello. Bisogna invece risalire alla 20ª piazza per trovare la prima delle donne in gara, ovvero Federica Barallet, dell'Atletica Cogna Aosta, trionfatrice della corsa in rosa. Seconda posizione per Giorgia Murolo del Borgaretto 75, mentre in terza posizione ritroviamo la brava Luisa Rocchia della Polisportiva Valmalone. Tra le migliori del lotto pure Anna Maria Guzzano dell'Atletica Vercelli 78, arrivata in quarta posizione, mentre la top 5 donne è completata da Elisa Picardi, che gareggia per la Durbano Gas Energy Rivarolo 77. In una serata di vera festa per lo sport, dove non sono mancati una cena in amicizia, ottimo gelato, birra fresca e anche lo spettacolo dei cavalli, tra i simboli di Bairo, fra le oltre 50 società rappresentate nell'occasione, la migliore è stata proprio quella di casa, ovvero la Bairese, che si è aggiudicata la classifica dei team. Gli eventi sportivi.